anni di ricerca in che direzione? Allora, io sono uno storico della politica, in particolare del rapporto tra religione e politica nel mondo contemporaneo. Mi sono occupato di cultura politica del cattolicesimo, mi sono occupato di razzismo, di antisemitismo, di nazionalismo, di pacifismo. Antisemitismo, siamo ancora nella settimana dal 27 gennaio della Shoah. Il suo contributo fondamentale, che lei ritiene fondamentale, alla ricostruzione di questo momento storico? Io ho scritto un libro sulla Chiesa e lo sterminio degli ebrei, sul problema del silenzio del Papa, un problema spesso trattato in maniera polemica o giustificatoria, che invece è un problema molto serio. Nel senso, il Papa parlò, qualcosa disse. La questione è però che disse che c'erano delle persone uccise e perseguitate a motivo della loro religione. Non pronunciò la parola ebrei e non pronunciò la parola nazisti. Il suo messaggio era un messaggio diplomatico. Sapeva che chi sapeva lo avrebbe capito. Decise di non denunciare al mondo ciò che stava succedendo. Questo è il tema al quale mi sono dedicato, cercando di spiegare perché questo è avvenuto. Questo è lo studioso di fama, vincitore, Renato Moro, del premio Luciano Russi. E non c'è che dire, le sue tesi sono toste, le avete sentite. E adesso ecco a chi è andata la borsa di studio di questo premio. È andata una ragazza che ha scritto una tesi sugli ebrei rifugiatisi addirittura a Shanghai. E lei si chiama Roberta Gentile. E lei come ci è arrivata a Shanghai? Come sono arrivata a Shanghai? Io mi sono appassionata alla storia della Cina dopo aver avuto io stessa la possibilità di vivere un anno in Cina nel lontano 2011, quando ero solo una studentessa liceale in scambio interculturale. Si vive in Cina? Io ho vissuto benissimo in Cina. La Cina è un paese affascinante, molto accogliente, che ha le sue contraddizioni come tutti i paesi. Semplicemente le contraddizioni della Cina fanno parte della nostra quotidianità in virtù del ruolo politico ed economico che la Cina ha a livello internazionale, ma è un paese da scoprire. Mi dice qualcosa in cinese? No. Da jia hao. Che vuol dire? Salve a tutti. Grazie, ciao. Ciao.